Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, oggi in compagnia di Marco parliamo di un argomento sempre attuale, le connessioni audio digitali. Trovate un video già sul canale che fa riferimento alla connessione digitale più famosa, quella SPDIF, di cui poi ho parlato qualche mese fa, e presto troverete un video sulla trasformazione del segnale analogico in digitale negli anni 80, che fu il cardine della diffusione del software negli home computers, e sarò in compagnia di uno degli inventori di quel sistema. Come dicevo, ogni scheda audio possiede una connessione digitale, in particolar modo utile a trasferire il segnale convertito verso un altro dispositivo o per anche accettare il segnale convertito da un altro dispositivo. Ci può tornare utile, ad esempio, per espandere le capacità della nostra scheda audio in fase di recording e di mix, quando partiamo, appunto, parliamo di mix analogico, ma soprattutto nelle situazioni live, dove grazie proprio alle connessioni digitali possiamo raggiungere lunghe distanze e ottimizzare la gestione dei canali con un singolo cavo rispetto a una complessità logistica di una gestione completamente analogica. Quindi con Marco partiamo e iniziamo il discorso proprio sui cavi digitali che ci occorrono nel nostro lavoro. Un segnale digitale, che cos'è? Che passa? Che genere di segnale passa attraverso un cavo digitale, che sia questo SPDIF o ASEBU? Quindi parliamo di un segnale ancora, diciamo, non fascio di luce come nel caso dei impulsi di luce, come nel caso di Toslink e ALAT. Quindi cosa passa all'interno di un cavo digitale? Passa un segnale di codifica. Moltissime volte ho sentito dire: no, ma tanto nel cavo digitale passano solo dei numeri, passano solo dei bit, un po' come se io mandassi un'email a Yuri con un brano, prendo questa email, questo file wave, lo mando a Yuri e il file attraversa una rete di cavi, che appunto è internet, o di segnali addirittura radio satellitari, e arriva a Yuri esattamente identico a quello che io ho mandato. Quindi è super bit perfect, messi in controfase in una workstation digitale, uno annullato l'altro, da black noise, cioè neanche un analizzatore di spettro legge nulla. Nel cavo però non passa questo tipo di segnale qui, perché mentre in quel caso sono dati che partono da una parte e arrivano da un'altra, nel cavo digitale il segnale passa attraverso una codifica. A me personalmente piace spiegare questa cosa un po' come se si trattasse dell'alfabeto Morse. Quindi mentre nell'alfabeto Morse c'è un punto, due linee o viceversa, un segnale di codifica fatto a punti e a linee, nel segnale digitale usiamo il passaggio di corrente o il non passaggio di corrente, quindi gli 1 e gli 0, per codificare il segnale. Quindi dall'altra parte, quindi c'è un encoding del segnale PCM, il segnale a 24 bit, che attraversa questo cavo, e dall'altra parte c'è un decoder che riceve questo segnale e lo trasforma nel linguaggio poi che serve a seconda di cosa ci sta dall'altro lato. E, se appunto il decoder non conoscesse la cifratura che da applicare, la comunicazione non funzionerebbe esattamente come l'alfabeto Morse. Ora, anziché usare il telegrafo punto linea punto, il segnale digitale usa le onde quadre per far sì che ci sia un trigger a un certo livello che riceve il voltaggio emesso dall'onda quadra e quindi scrive un 1, oppure non riceve nessun voltaggio nella sua situazione, diciamo, di non passaggio di corrente, trigger non innescato, e scrive uno 0.
Quindi abbiamo detto che all'interno del cavo passa una onda quadra. Un'onda quadra ad una frequenza, dipende dallo standard, ma più alta, a livello megahertz, diciamo. Ora, cos'è un'onda quadra? Un'onda quadra esiste solo in teoria, sui libri di testo, o è un'idea, diciamo, perché un'onda quadra, per essere così quadra, cioè per avere quegli spigoli così netti, deve avere una somma di frequenze che tende a più infinito. Certo. Già l'atmosfera terrestre è un mezzo sufficiente per far sì che un'onda quadra su questo pianeta non si possa propagare, ma neanche nell'atmosfera di un pianeta alieno. Quindi l'onda quadra, per essere così quadra, ha infinita banda passante. La maggiore ovviamente è la frequenza dell'onda quadra, perché anche l'onda quadra, come le sinusoidi, si possono tarare utilizzando un oscillatore, si possono spostare a 100 Hz piuttosto che a 1 kHz piuttosto che a 20. Quindi maggiore la frequenza che l'onda quadra possiede, maggiore sarà la deformazione che un filtro qualsiasi, che non consente il passaggio di tutte le frequenze fino a più infinito, per forza di cose deformerà inevitabilmente questa forma d'onda. Quindi attraverso il cavo, abbiamo detto che i cavi hanno sufficiente, nello scorso video abbiamo detto che i cavi hanno sufficiente banda per trasmettere un segnale audio, quindi fino alla banda udibile di 20 kHz, ma anche molto oltre. Cosa succede invece con un qualcosa che richiede infinita banda passante? Succede che verrà per forza di cose filtrata, perché un cavo digitale purissimo, il migliore che ci sia sulla piazza, non avrà infinita banda passante, mai. Questa è una cosa che non succederà mai. E perciò l'onda quadra subirà delle deformazioni. Vi dicevo, quindi, quest'onda quadra può subire delle trasformazioni dovute alla restrizione della sua banda passante in alta frequenza. Quella che vediamo è un'onda quadra generata all'interno di una DAW, quindi non convertita in analogico. La DAW è ovviamente bit perfect, e perciò ti riproduce l'onda quadra esattamente come dovrebbe essere. Esatto. Che cosa succede se noi proviamo a simulare con un passabasso la risposta in frequenza di un cavo maggiormente chiusa rispetto alla infinita banda passante richiesta? Ci possiamo mettere dunque così, più o meno, e se io vado ad azionare, lo vediamo qui, sì. Un passabasso, io ho esagerato per ovviamente macroscopicizzare le differenze, eccola qua. Avete visto che io ho azionato un passabasso e c'è una modifica in ampiezza, come vedete, dell'onda quadra. E quindi qui si potrebbe dire, ma attenzione, quindi qua il trigger potrebbe avere dei problemi a codificare questi impulsi, ma il trigger ovviamente non si trova qui, dove a un certo punto darebbe un fault di uno zero, esatto, che non esiste. Il trigger si trova in una posizione molto vicina a queste parti, dove sto indicando, sì, col mouse, se si vede. Sì, sì, si vede. Pertanto riesce comunque a trasmettere ugualmente un segnale digitale bit perfect all'altra interfaccia. Questo perché hanno pensato appunto a questo inconveniente. E poi vedremo che i cavi Esebu hanno anche uno standard di banda passante, perché loro dicono che per la trasmissione di un cavo Esebu SPDIF occorre una determinata banda passante, che il cavo abbia una determinata banda passante e una determinata impedenza. Dove può avvenire il problema? Se questo filtro, guarda, così diventa praticamente, esatto, una sinusoide, sì, e quindi questa parte qui non è proprio più verticale,
ma diventa una curva. Certo. Ora, anche in questo caso, in casi limite, a meno che non diventa una roba di questo genere che attenua talmente tanto il segnale che praticamente il trigger non viene più innescato, anche in questi casi limite, la trasmissione può essere assicurata, poiché il difetto è ripetibile, nel senso che è sempre uguale nel tempo. Certo. E il digitale è distrutto, è messo in malfunzionamento dalle time invariance, Le variazioni di tempo. le variazioni temporali di un eventuale disturbo che si dovesse sommare al segnale o di un filtraggio che non è uguale nel tempo. Che cosa succede però? Un cavo digitale non è così lineare nel filtraggio, potrebbe essere qualcosa che assomiglia a questo, quindi Sì. l'onda si può deformare ulteriormente. Qui siamo con un'onda quadra a 1 kHz, quindi diciamo che abbiamo traslato le problematiche che possono avvenire su un cavo in una frequenza molto 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 più bassa rispetto alla reale frequenza dell'onda quadra che passa attraverso il cavo. Perciò ci siamo spostati molto più in basso e quindi diciamo che riesco a simulare queste problematiche in maniera molto maccheronica, utilizzando un passabasso e un normalissimo filtro di peaking. Ora, ritorniamo alla nostra onda quadra. Abbiamo detto che ciò che dà fastidio a e può disturbare un'onda quadra sono le variabili di filtraggio o di somma di altri segnali sul cavo digitale nel tempo. Quindi la schermatura, spoiler perché poi ne parleremo anche dopo, è molto più importante su un cavo digitale rispetto che a un cavo analogico. Questo perché immaginiamo il classico loop di terra a 50 Hz, che in una trasmissione analogica è quasi onnipresente, Certo. dipende dal livello di questo loop di massa a 50 Hz in Europa, perché noi abbiamo l'alternata che cambia appunto 50 volte al secondo, 60 Hz in altri stati. Quindi questo AM è quasi onnipresente, a seconda della bontà del grounding che avete in studio e delle connessioni che avete fatto, può avere vari livelli. Che cosa succede se il cavo digitale, anche abbastanza ben schermato, passa da qualche parte dove c'è un trasformatore o dove c'è un grosso passaggio di corrente o comunque riceve questo humming anche lui sul segnale? Io ho simulato mettendo un testone a 50 Hz a un livello molto più alto di quello che dovrebbe essere, ma poi vedremo anche un'altra faccenda su questo, e guardate che cosa succede. Balla tutto. In questo canale qua non c'è nient'altro che un oscillatore, come vedete, attenuato rispetto al segnale a 50 Hz. Una sinusoide a 50 Hz, sommata all'onda quadra. La fermo e la faccio ripartire. Scusate, vi tolgo anche questo qui da qua. Ora, se sommiamo tutto insieme, come l'avevamo fatto prima, diventa una cosa del genere. Certo. Ora capite che questo è molto, molto più pericoloso rispetto a quello che accadeva prima, soltanto così con il filtraggio del cavo. Ma non abbiamo soltanto le EMI o le RFI, quindi Electromagnetic Interference o Radio Frequency Interference, che possono sommarsi al cavo. Infatti abbiamo un qualcosa che combinato insieme può risultare ancora più deformante rispetto allo shaping o la forma che aveva questa povera onda quadra. Ed è ad esempio un disturbo in radio, un disturbo in radiofrequenza sommato al cavo, perché magari avete il cellulare che passa vicino al cavo digitale, oppure avete il cavo digitale che passa dentro un router wifi in studio di potente che deve
mandare il segnale magari tra un piano all'altro in più stanze contemporaneamente, oppure ancora avete un LED dimmer vicino al passaggio del cavo AES-EBU o del cavo SPDIF. Ecco cosa succede. Quindi questo è un segnale che io ho registrato, è un segnale multifrequenza, per le frequenze che si sommano su un'onda quadra in altissima frequenza. Siccome qui siamo comunque a 4400, ma la nostra onda quadra, come abbiamo detto, è a 1 kHz, quindi è molto più bassa rispetto a quelle che passano realmente nei cavi, che sono a livello di megahertz. Perciò questo disturbo è in altissima frequenza, ma comunque 19, 20, 18 kHz, questo finto che ho registrato io. Un reale disturbo che si somma su un cavo sarà appunto a livello di megahertz e E di gigahertz. gigahertz. Però per visualizzarne l'effetto possiamo tranquillamente anche utilizzare, diciamo, questa simulazione traslata in più bassa frequenza. E se tolgo il mute da questa traccia, questo è quello che succede. La vibrazione diventa impercettibile, ma comunque esistente. Quindi adesso Certo. abbiamo togliamo lo scope così si riesce a vedere, togliamo, scusate, l'equilibrium così si riesce a vedere, eccolo qui, meglio quello che viene prodotto da una interferenza elettromagnetica. La spengo e la riaccendo. Rimettiamo il filtraggio dovuto al cavo che non ha infinita banda passante e aggiungiamo un'ipotetica AM a 50 Hz. Eccolo qua. Come vedete, questo qua è un segnale che può mandare in difficoltà un trigger che è situato appunto da queste parti. Perché nel tempo, come vedete, lateralmente, mi trovo qui, Sì, c'è uno spostamento c'è uno temporale. spostamento che lateralmente permette al trigger di non innescarsi sempre sullo stesso picosecondo. E questo genera, in ambito digitale, genera una serie di problematiche che sono toni aggiuntivi rispetto a quello originale. E quindi distorsione, innalza il noise floor, innesca dei click o dei pop udibili o sia impercettibili o anche perfettamente udibili insieme al segnale riprodotto, e quindi crea sostanzialmente quello che tutti chiamiamo jitter error. Allora, forse adesso invece accendiamo l'oscilloscopio per far vedere un'onda quadra. Sì. Allora, fammelo accendere e vediamo. Io ieri ho fatto i collegamenti, cioè abbiamo fatto l'onda quadra finta, ora facciamo vedere Vediamo l'onda quella vera. quadra vera. Allora, abbiamo cambiato schermata e adesso ci troviamo ad analizzare un'onda quadra reale che passa attraverso un cavo BNC. In questo caso è un segnale di clock, il segnale di clock dell'Every Gold che è proprio lì sotto all'oscilloscopio, dal clock out dell'Every Gold, preso con le sonde dell'oscilloscopio direttamente, diciamo, dal cavo del connettore BNC. Come potete vedere, questa qui è un'onda quadra quasi perfetto. Quel leggero ripple che trovate all'inizio è perché questa connessione non è terminata, nel senso che è un cavo digitale è pensato per avere una terminazione dall'altro lato, una terminazione che è dello stesso valore della sua impedenza, quindi Esatto. in questo caso dovrebbe essere a 75 ohm, e quindi vediamo questo leggero ripple nella prima parte dell'onda quadra, questa deviazione appunto di ampiezza. Ma come vedete, l'onda quadra ha uno slew rate praticamente perfetto, cioè è come se si vedessero soltanto due, no? Non si riesce quasi a vedere il voltaggio di salita dell'onda quadra. Mandandola, io avevo tenuto l'oscilloscopio in stop, fotografando un singolo impulso, e come vedete li posso continuare a fotografare, e se lo lascio in continua, questa è la risoluzione che
che ho. Sul canale 1 invece abbiamo un segnale, un'onda quadra proveniente dal lo stesso metodo che abbiamo usato, diciamo, per il BNC, invece di un segnale ASEBU. In questo caso la vediamo molto più deformata, perché evidentemente l'impedenza d'ingresso di questo oscilloscopio non matcha esattamente quella. Sì, poi parliamo anche dell'impedenza dei cavi digitali. Sì, certo. E quindi la vediamo comunque più deformata, ma se prendiamo un singolo frame, lo zoom un po', ecco qua, possiamo diciamo vedere tranquillamente la ripetitività e lo slew rate del ora lasciate perdere queste fluttuazioni, perché sicuramente è colpa della mia connessione non fatta ad arte, anche con, diciamo, le pinzette dell'oscilloscopio, ma anche in questo caso possiamo vedere che dentro il cavo digitale passa assolutamente un'onda quadra. E torniamo sulla Sportcam. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, pertanto lo standard di banda passante dei cavi ASEBU, World Clock e SPDIF consente una trasmissione perfetta della onda quadra senza rischio di distorsione eccessiva dovuta al filtraggio. La deformazione dell'onda quadra è uguale e costante nel tempo, quindi il trigger riesce a lavorare sempre sullo stesso punto e consente una trasmissione senza variazioni temporali appunto della decodifica. È molto importante per questo motivo la corretta impedenza del cavo, quindi i cavi, esatto, digitali hanno una valenza soprattutto per l'impedenza, e per l'impedenza che rimanga costante in banda di frequenza. Quindi se io ti dico 110 ohm, se noi parliamo normalmente di impedenza e dico questo microfono esce con un'impedenza di, non lo so, 200 ohm è un'impedenza nominale riferita a un kilohertz. Certo, perché sono le frequenze che varia. Esatto. Nel caso di un cavo digitale, che abbiamo detto che al suo interno passano dei megahertz o molto di più, cosa ce ne può importare dell'impedenza del cavo a un kilohertz? Quasi niente. Niente. Perciò è importante nella costruzione di un cavo digitale che questa impedenza venga mantenuta costante fino a, come vedremo poi, a gigahertz, perché lo standard ASEBU appunto vuole un bandwidth molto ampio di passaggio di frequenze. Una resistenza costante fino a ed oltre i 10 MHz per consentire all'onda quadra quindi di restare il più possibile quadra. Che quindi questa impedenza fissa varia tra un cavo appunto ASEBU che è tipicamente 110 ohm più o meno 20%, sì, un diciamo cavo tolleranza del 20%, esatto, un cavo SPDIF che invece è 75 ohm, e ho una connessione World Clock BNC che è comunque sempre a 75 ohm. Attenzione, perché esistono anche BNC a 50 ohm che invece si usano in campo televisivo video. Video, esatto, non vanno bene per la trasmissione del clock, quindi su BNC. Quindi parliamo, quindi abbiamo capito, individuato cosa passa dentro un cavo digitale. Poi ciascuno ha inventato diversi tipi di codifiche nel tempo. Quelle più utilizzate, diciamo, attualmente sono la connessione, partiamo da quella più diffusa, bilanciata, e quella, diciamo, tra virgolette, più safe per fare una connessione digitale, che è l'ASEBU, l'AS3, quindi porta due canali all'interno di un cavo, quindi ci potete collegare un bus stereo a cavo, fino a 192 kHz, e si tratta di utilizza come segnale una square wave che tipicamente è da 2 a 7 volt picco picco, quindi non, certo, è una misura RMS, quindi è più 7 meno 7 o più 2 meno 2 è tutto quello che c'è in mezzo. Infatti tipicamente a 4 volt picco picco, più o meno la fondamentale dell'onda quadra è di 1,5 MHz. Perciò
se prima a 1 kHz avevamo problemi di filtraggio mettendo un passo a basso con un'onda quadra a 1 kHz, quello che abbiamo visto sul computer, mettendo un passo a basso a 8 kHz, immaginate che a 1,5 MHz Megahertz. il passo a basso, anche se stesse a 10 GHz, provocherebbe dei problemi. Certo. Richiede un'impedenza costante a 110 ohm ed è soprattutto un segnale bilanciato, perciò nel cavo Esebu ci sono, come nel cavo bilanciato, ci sono due connettori, polo caldo e polo freddo, che rispettivamente descrivono la parte superiore e la parte inferiore dell'onda quadra come switch nel tempo, e uno schermo che fa solo da schermo. Nel Ecco. segnale SPDIF invece è un segnale sbilanciato, porta sempre due canali fino a 190 kHz e in molti casi è limitato dalle interfacce che ricevono il segnale SPDIF fino a 96 kHz. Comunque lui lo potrebbe portare anche fino a 192. Questa volta è sempre una square wave, da 0,5 a 7 volt, picco picco, ma ha una fondamentale tra gli 1,5 e i 3 MHz. E il segnale SPDIF è un segnale sbilanciato, quindi tutti i disturbi che si possono sommare durante il percorso, i disturbi che abbiamo prima Certo. citato, sappiamo le conseguenze che portano, sono in grado di sommarsi appunto al polo freddo del segnale, perché è un segnale sbilanciato, e a provocare quelle non linearità che abbiamo prima guardato. Il discorso con lo SPDIF è che ci si possono percorrere distanze meno lunghe, Esatto. mentre con la Esebu, poi vediamo per ogni cavo quale distanza si può percorrere, si possono percorrere distanze molto più lunghe. No, guarda, una delle domande che mi era arrivata sul video sullo Sì. SPDIF era appunto sulla lunghezza del cavo, Sì, c'è perché scritto, poi l'ho appunto io sempre scritto. suggerivo dei cavi SPDIF corti per limitare al Certo, massimo i ma danni è chiaro, derivati sempre. dall'interferenza. Quindi, se con un cavo SPDIF percorriamo una distanza troppo lunga, succede che sia l'attenuazione potrebbe essere eccessiva, l'attenuazione delle alte frequenze potrebbe essere eccessiva, sia i disturbi che si sommano sul cavo potrebbero essere nettamente peggiori. Quindi Certo. l'ideale con una connessione SPDIF è tenere distanze molto corte, fino al massimo i 2 metri, 3 metri, 5 metri, ma anche meno. Quindi abbiamo detto che la schermatura, quindi nel caso di un cavo SPDIF o nel caso di un cavo Esebu, è molto più importante su un cavo digitale rispetto ad un cavo analogico. Anche in questo caso, anche per i cavi digitali, conta molto che lo schermo sia sensibilmente meno resistivo rispetto ai connettori, per assicurare appunto un facile passaggio del segnale verso terra, perché il disturbo del segnale, scusate, dei disturbi, poiché i disturbi scelgono sempre la via più facile per andare verso il potenziale zero, e più la via è facile, quindi più la terra ha un potenziale zero basso, e più il segnale viaggerà facilmente sulla terra. Questo non dipende soltanto dalla resistività inferiore del vostro schermo sul cavo Esebu, ma dipende anche dalla bontà della terra che avete in studio e dello schema di grounding che avete Progettato. costruito, progettato nel vostro studio. Normalmente si dovrebbe avere una resistenza ben al di sotto i 4 ohm, ma c'è anche gente che dice di sotto 2 ohm, ed è un task Tosto. abbastanza difficile da ottenere proprio fisicamente parlando. Oltre a questo, un cavo Esebu avrà due connettori twistati che riescono a rigettare meglio i disturbi EMI e RFI, Certo. e soprattutto a minimizzare anche il crosstalk tra un connettore e gli altri se si tratta di un cavo multicore. Crosstalk perché se io faccio passare il segnale Esebu dentro un multicore che ha appunto 8 coppie a Esebu, e abbiamo visto che il segnale digitale è suscettibile moltissimo a qualsiasi altro
cosa ci venga sommata insieme, il crosstalk ovviamente può diventare un problema. E se qualcuno ha quasi tutti i cavi ASEB li fanno appunto twistati, questo twist, questa treccia riesce ancora di più a schermare il cavo dei disturbi, cosa irrealizzabile con una connessione SPDIF, perché abbiamo appunto un connettore e uno schermo. Come abbiamo detto prima, è cruciale comunque, anche se si dovesse avere a disposizione lo schermo migliore disponibile, è cruciale mantenere il passaggio dei cavi ASEB lontano da tutta una serie di sorgenti come antenne Wi-Fi, ricevitori o trasmettitori Bluetooth, antenne di videosorveglianza varie, portanti di segnale esterne molto forti. Ci sono persone che hanno dovuto costruire delle gabbie di Faraday in studio perché avevano l'emittente radiofonica al palazzo di fronte e perciò non riuscivano, anche avendo la schermatura migliore dell'universo, erano talmente forti le emissioni che rientravano dappertutto. Ma anche e soprattutto lontano il passaggio dei cavi SPDIF e SEBU da correnti continue di alimentazioni o da correnti alternate, come abbiamo visto, di alimentazioni. Quindi in studio si presuppone che abbiamo delle macchine, una serie di trasformatori che alimentano le nostre interfacce, la corrente passerà per arrivare all'interno dello studio, quindi è importante razionalizzare al massimo anche il passaggio dei cavi o aggiungere una schermatura importante all'occorrenza. Altre sorgenti di interferenze che possono dar fastidio ai cavi digitali sono trasformatori, ad esempio l'ampli che alimenta i nostri speaker, nel mio caso in particolare è un trasformatore veramente gigantesco che genera ovviamente disturbi EMI. Altri apparecchi che possono dar fastidio sono dimmer LED o lampadine a risparmio energetico. Questa è una faccenda anche molto importante da capire. Quindi sul segnale digitale un'interferenza che produce una piccola alterazione, questo non so se l'ho detto anche prima, ha una forza distruttiva, chiamiamolo così, di disturbo del segnale molto più alta rispetto allo stesso disturbo che si somma su una connessione analogica. Cioè un ronzio o un loop di massa che si somma su una connessione analogica che noi quasi resta inudibile a ciò che stiamo registrando o a ciò che stiamo ascoltando, lo stesso disturbo, diciamo, in ambito digitale produce dei danni molto più ingenti. In ambito analogico è un qualcosa che può diventare come grandezza quasi trascurabile. La stessa grandezza applicata a una connessione digitale invece apporta un cambiamento più incisivo. Ecco, non so se si è capito bene questo concetto. Cosa anche molto 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 importante, l'interferenza che viene aggiunta eventualmente al segnale digitale resta ghost, diciamo, resta nascosta finché il segnale digitale non viene o riprodotto da una DAC o acquisito da un ADC. Quindi voi non vi rendete conto di questo finché un qualcosa non riproduce il segnale. Le connessioni digitali non si trasmettono soltanto attraverso un'onda quadra, possono essere trasmesse anche attraverso degli impulsi di luce. Arriviamo alla connessione ADAT e Toslink, che trasmettono fino a 8 canali a 48 e 44 kHz o 4 canali facendo lo SMUX a 88-96 kHz, oppure SMUX 2, 2 canali a 176 kHz o 192 kHz. Questi cavi convertono il segnale digitale in impulsi, questi cavi, questa connessione ADAT o Toslink. Questo protocollo, esatto, converte il segnale digitale in impulsi di luce. Quindi la cosa bellissima è che eliminano completamente il problema delle interferenze, poiché
le radiofrequenze o le interferenze elettromagnetiche non sono affatto in grado di sommarsi a un segnale luminoso. Perciò viaggiamo su un altro sistema. Qual è? Quindi qualcuno potrebbe dire, perfetto, allora colleghiamo tutto ADAT e TOSLINK e siamo a posto. No, perché innanzitutto le distanze che si possono percorrere sono, diciamo, ridotte. Parliamo di 4,5 metri al massimo. La trasmissione del clock, perché ogni connessione digitale trasmette anche il clock, a meno che non si decida di far attraversare il clock a un'altra connessione digitale. E il clock, diciamo che è embedded, cioè è ricavato dal segnale digitale stesso, poiché la prima parte del segnale del digitale è sempre una coppia di valori che o è 1-0 o è 0-1, e quindi su ogni sample trasmesso. E perciò grazie a questo c'è una macchina che si chiama VCXO, che non è nient'altro che un clock controllato da un voltaggio, che ricava il clock da questo segnale e lo invia come segnale di clock alla sua DAC, in caso avessimo collegato il segnale digitale appunto a un convertitore da digitale ad analogico. Che succede con l'ADAT e con il TOSLINK? Convertendo questo segnale in segnale di luce, il clock non è più stabile a livello temporale. Qualsiasi cosa collegate ADAT o TOSLINK non avrà un clock stabile, quindi sarebbe meglio far viaggiare il clock attraverso una connessione digitale, chiamiamola così, tradizionale, quindi attraverso ASE, BBNC o SPDIF. Infatti tutte le schede professionali hanno sia l'uscita ADAT sia l'uscita BNC da utilizzare per il clock. Esattamente, tutte quante ce le hanno. Il problema si potrebbe verificare anche e soprattutto per il video, quando c'è un problema di sync con un'uscita audio che arriva attraverso ADAT e da syncare ad un testo video. Quindi è molto importante capire che la connessione ADAT non può essere utilizzata come clock reference, bisogna utilizzare un altro tipo di connessione. Arriviamo alla nuovissima tecnologia Dante, che invece fa viaggiare ben 1024 canali, quindi 512 in e 512 out, fino a 192 kHz, 32 bit, su un singolo cavo gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet, parliamo di un cavo Cat5e sì, o superiore, e ci percorri fino a 100 metri. Sì. Con Ethernet, con un Ethernet network. Quindi questa connessione non converte il segnale in fascio di luce, qui siamo sempre nel dominio del segnale, diciamo, elettrico a impulsivo, ma come avete visto sul cavo Ethernet ci sono diversi connettori, quindi riescono a combinare le informazioni appunto di 1024 canali per essere trasmesse da una parte all'altra fino a 100 metri di cavo. Il Dante Clock, essendo un clock comunque su base analogica, è un clock abbastanza stabile. Il problema con il Dante è il cosiddetto daisy chain, cioè è molto probabile che con il Dante la sorgente di clock sia molto lontana da l'effettivo macchinario che deve ricevere o deve mandare il segnale digitale, e quindi se devo linkare un'altra interfaccia Dante e fargli condividere lo stesso clock, è possibile che io decida di uscire dal Dante out di un'interfaccia e entrare nel Dante in di un'altra interfaccia. Anzi, proprio le catene Dante sono anche un po' pensate in questo modo, no? Di linkare. E questo però è un qualcosa che si chiama daisy chain, cioè collegare in serie le interfacce, e questo provoca un degradamento del segnale clock, perché clock in e ogni clock out ha un PLL. Un PLL è un circuito che
adegua la velocità del clock tra una macchina e l'altra attraverso un VCX o attraverso un VCO, quindi con un clock regolato da un voltaggio, e lo fa confrontando la fase del segnale d'ingresso col suo segnale di clock. Quindi abbiamo questa onda quadra che fa questo lavoro qui, il PLL la confronta col suo clock finché non matcha le fasi, diciamo, le fasi positive e le fasi negative dell'onda quadra ricevente, che sta ricevendo, scusate, l'onda quadra di clock che sta ricevendo. Perciò questo allineamento varia nel tempo. Certo, crea una sorta di latenza. Crea una sorta di latenza e quindi sposta la stabilità del clock. Ora, se noi colleghiamo tante macchine una dietro l'altra, ognuna con il suo PLL, non stiamo facendo altro che collegare molti PLL in cascata, e perciò avremo lo stesso effetto, più o meno a grandi linee, di un disturbo sul segnale digitale, cioè creeremo del jitter error, che in molti riconoscono come un appannamento del segnale, come se io tra qui e le BV che ho lì davanti, una volta poi le facciamo vedere, sono quelle piccole dietro, come se io stendessi una tenda qui davanti ascoltassi la musica attraverso questa tenda, una tenda leggera, non un tendone, diciamo, certo, di quelli un da... filtro comunque. Sì, un filtro che comunque mi rende il segnale meno nitido, cioè il jitter error provoca qualcosa di molto simile a questo. In realtà, se volessimo, come ho detto prima, parlare di cosa introduce realmente il jitter error, è distorsione, è risposta al transiente errata, click e pop udibili o meno udibili, quindi una sorta di confusione e rumore noise, una sorta di confusione applicata al segnale. Pertanto il clock è un segnale forse ancor più delicato rispetto alla semplice parola digitale, la PCM trasmessa da una parte all'altra, poiché sincronizza più interfacce all'interno o di uno studio, ma anche di un live stage, un live concert. Perciò come facciamo quindi a collegare più macchine utilizzando lo stesso clock? Io voglio stare, non lo so, a 48 kHz, quindi anche le altre macchine devono seguire il 48 kHz. Lo si fa con una razionalizzazione del clock flow, che finché parliamo di poche interfacce da cloccare, io prendo sempre il mio esempio, quindi qua in studio io ho quattro convertitori da tenere lockati insieme, 2AD e 2DA, e lo faccio non con un clock distributor, poi vedremo che cos'è, ma lo faccio attraverso la razionalizzazione del segnale, cioè utilizzo dei connettori AT, che dunque forse ce n'è uno qui, eccolo. Dicevo, un connettore AT è molto simile a un oggetto del genere. Io proverò a farvelo vedere. Sì, eccolo, si vede qua, bene. Si vede bene. BNC. BNC, esattamente. Un connettore AT BNC. Non è nient'altro, appunto, di un qualcosa che sdoppia il segnale. Ce ne sono anche di fatti direttamente così, per capirci. Quindi hanno un connettore qui e poi ne hanno due pratici qui, a seconda della curva che vi serve. E potete mandare il segnale World Clock attraverso questo connettore AT e collegarlo a tutte le macchine, finché ci sono almeno due, massimo tre macchine in cascata. Perché? Perché ogni volta che sdoppiate il segnale voi perdete la metà dell'intensità, quindi una macchina con un connettore AT fate il 50%, con un secondo connettore AT fate il 50% del 50%, con un terzo ulteriore, certo, scatto di... pertanto a un certo punto il trigger potrebbe non ricevere proprio più l'impulso, oppure entrare in una zona di fluttuazione, perché se non riceve più l'impulso si sgancia e voi vedete che la macchina si sgancia dal clock. Se invece entra in quella zona dell'onda quadra più alta dove ci sono quelle fluttuazioni, potreste semplicemente innescare del jitter error. E pertanto
è consigliabile co collegare fino a massimo due macchine in cascata. Quindi mi direi, ma tu come fai che ne hai quattro? Io utilizzo un routing del clock in modo tale che alcune cose le collego in cascata, altre le collego direttamente dal clock generator e quindi riesco a governare queste quattro interfacce. Cosa Certo. succede in uno studio dove ci sono, non lo so, 20 macchine da loccare? Lì la faccenda diventa Niente. problematica. Diventa problematica e occorre una macchina apposita. Queste macchine Soprattutto apposite, quando parliamo di dimmi. macchine diverse, di marche diverse. Ah, sì, certo. Quindi aumenta ancora di più Marche la diverse perché magari una c'ha il BNC in come clock, l'altro c'ha l'ASV in, Esatto. l'altro ancora c'ha, non lo so, il Fantasia in per il clock perché siamo a questo livello. E pertanto un clock distributor che cos'è? Non è nient'altro che una macchina che prende questo segnale, quindi stiamo parlando di un clock distributor, non generator, prende questo segnale una volta con il suo PLL. E lo Ridistribuisce. amplifica e distribuisce su 10 uscite, 12 uscite, magari con connessioni diverse, SPDIF, ASEBU, BNC e altre anche tipologie. Che cos'è invece un clock Generator. generator? Un clock generator è una macchina che lei stessa genera il clock, e molto spesso è un clock molto qualitativo, cioè stabile. Molto stabile a livello di oscillazioni per picosecondo e distribuisce questo clock alle interfacce da cloccare con di nuovo diverse uscite, multiple uscite, diversi formati di uscita. Molto pratico. Anche a diverse frequenze di campionamento. Anche sì, ci sono anche i clock asincroni, esattamente, quindi delle macchine che hanno più oscillatori al loro interno, anche i convertitori hanno più oscillatori al loro interno, ma in questo caso è fatto proprio perché un clock gira ad un sample rate, ad esempio 4400, un altro clock gira a un altro sample rate, ad esempio a 96 kHz. E questo quando avete due DAW e usate una DAW di transfert che magari arrivano le tracce registrate sul banco e siete a 4400, poi invece il master volete registrarlo a 96 kHz su un'altra macchina, potete utilizzare un clock asincrono per tenere loccate tutte e due le macchine, una a 44 e una a 96. Quella a 44 con le sue relative uscite, quindi i suoi Esatto. riverberi digitali, i suoi convertitori DAC e così via, e quelle a 96 invece con magari, non lo so, il TC6000, un convertitore che gira a 96 kHz e qualcos'altro che avete che gira a 96 kHz. Quindi anche situazioni di clocking complesse possono essere gestite al meglio in questo modo. Quindi oltre allo SPDIF, la SEBU, l'ADAT, esiste anche la connessione MADI. MADI è una connessione molto interessante perché supporta sia la trasmissione su fibra ottica, quindi su un cavo a fibra ottica, sia su un singolo canale, su un singolo cavo, scusate, BNC, e PNG. trasmette fino a 64 canali a 48 kHz e 28 a 96 kHz. Il MADI nacque con l'idea, diciamo, di trasferire l'audio che proviene da una console, quindi una console a 64 canali, direttamente su un registratore, diciamo, digitale con un Un singolo singolo cavo. cavo. Ed è l'ancestore, diciamo, l'ancestor del Dante. Anche se il Dante utilizza un cavo Ethernet, ma come concetto è un qualcosa che vuole essere multicanale e portare molti canali per volta. La massima lunghezza del MADI è, diciamo, un centinaio di metri. Andare oltre determinate lunghezze potrebbe innescare problematiche sia sul locking del segnale MADI, sia sull'inserimento di jitter error dovuto a un'eccessiva attenuazione di questo segnale lungo un percorso oltre i 100 metri. Comunque, a livello studio, non credo È più che esista uno sufficiente, studio io sul pianeta lo utilizzo col convertitore ferrofish direttamente alla scheda RME,
Immagini, ho i miei 96 canali tranquilli, diciamo. E la parte buona è che comunque ne porta più dell'ADAT, Sì, perciò assolutamente. Funziona esatto. smoothing. Comunque il mio clock è su BNC, quindi non attraverso il MADI. Sì, perché se hai usato il cavo MADI su fibra ottica si incorre nello stesso problema Esatto. dell'ADAT. Volendo, po si potrebbe usare anche il cavo BNC, perché il MADI supporta anche la connessione Certo. tramite cavo BNC, ma su cavo BNC sbilanciato e lunghe percorrenze non vanno d'accordo. Quindi se su fibra ottica siamo ok, sul cavo BNC non avremo quel problema di stabilità di clock, ma avremo il problema di non poter percorrere distanze enormi. Ok, quindi penso Volevi dire altro che sul MADI? no, vabbè, ci stanno dei protocolli più moderni che raggiungono distanze più lunghe, Sì, ma anche fino al chilometro sì. ho visto sul cavo BNC, Sì. però sono cose che comunque in studio, io faccio sempre un discorso Sì. molto Live è un studio altro registrazione, discorso. live è un altro paio di maniche. E poi ormai live si utilizza soltanto Dante, Dante, sì. non esiste più nulla che non sia Dante, live soprattutto importanti, anche, non so, adesso le Olimpiadi ci sarà la fiera del Dante, Sì, credo, ma poi guarda, è nelle comodissimo trasmissioni. perché ho utilizzato recentemente la scheda virtuale Dante collegando direttamente il mixer al mio MacBook senza scheda audio in mezzo Ah, sì, certo. Sì. Sì, ed è una figata pazzesca perché te c'hai i tuoi perché no, 96 canali, sul cavo Ethernet. Firewrack senza niente, con un cavo Ethernet. Ma infatti questo era un qualcosa che dovrebbero dovuto inventare molto tempo fa la tecnologia Dante, perché attraverso proprio l'Ethernet. Cioè, in realtà esisteva anche prima, però il problema era la latenza. Sì, quello c'è sempre stato, certo. Da un certo punto in poi si è consentita questa trasmissione sul Dante a bassa latenza, a bassissima latenza, più Vero. bassa quasi di una connessione digitale, quindi hanno eliminato completamente questo tipo di problema. Connessione digitale USB. Perché Ah, vabbè. tanti pensano, lo so, io ho visto Sì. spesso domande, ma il cavo USB se lo cambio cambia la qualità della trasmissione digitale? Ovviamente lì parliamo di un protocollo completamente diverso che parla e tratta di pacchetti dati e quindi non più di segnale impulsivo. Certo, ma anche in quel caso i disturbi, la banda passante hanno una valenza minimale, perché ricordiamoci che il cavo USB può essere massimo lungo 2 metri, Esatto. oppure la prolunga USB che prende il segnale USB, lo amplifica e lo rimanda da un'altra parte, questo amplificatore può introdurre qualche sorta di problematiche, ma se parliamo di una connessione USB lunga Sì, quelle che 50 diciamo classiche delle centimetri schede audio che vediamo con un normalmente. cavo che non è annodato o spellato, diciamo che non ci sono problemi di trasmissione dati. Poi dipende da dove vi trovate, se magari siete in studio e volete spendere 10 euro, 15 euro per un cavo USB fatto come si deve lungo 1 metro, potete farlo, cioè è lecito. Il problema che arriva è quando ci sono persone che spendono 250 euro per un cavo USB lungo 1 metro, e qua parliamo di esoterismo puro. Cioè, potete comprarlo, ma è inutile, cioè, non è che è vietato comprarli, però è una questione perfettamente inutile. Che vogliamo dire? Guarda, Qualcosa? Qualche altro mito da penso che sfatare? abbiamo un po' raccolto tutto. Io lascerei i nostri utenti fare domande sotto al video se c'è qualcosa che abbiamo saltato, su curiosità, su cosa vorreste approfondire. E noi siamo sempre qui a disposizione per rispondere a tutti quanti, quindi siamo felici di continuare questa serie che ho visto che comunque sta andando bene, grazie a Marco, e Grazie a per tutti. fortuna possiamo affrontare argomenti sempre un po' spinosi che a mio avviso necessitano sempre di persone qualificate per poter essere discussi e quindi meno esoterismo possibile, perché comunque parliamo sì di fisica, ma abbastanza semplice, non è che parliamo di fisica quantistica. E quindi diciamo è abbastanza spiegabile tutto quanto in maniera molto molto. Farò un video sempre sulle connessioni digitali, però riguardando i computer degli anni 80, perché proprio è l'esordio di questa trasmissione di impulsi poi ritrasformata con un trigger.
e lo vedremo insieme agli inventori del sistema che fu fatto, appunto, il Kansas City Standard che fu fatto nel 76. Per il momento è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!